Davide Ippolito, fondatore di Swan Reputation Rating. Ippolito, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti. Con questi rincari cosa c'entra la reputazione, quella reputation che voi riuscite a calcolare anche attraverso un algoritmo? Qual è la situazione delle imprese? Beh, la situazione è abbastanza particolare ed è molto legata alla reputazione. Ovviamente perché? Reputazione si intende tutto ciò che impatta anche a livello economico, no? Noi pensiamo, anche quando facciamo l'assicurazione dell'auto, la facciamo in base alla reputazione che abbiamo in quanto automobilisti, paghiamo di più o di meno. Nello stesso modo, la reputazione di una determinata situazione o di un dato paese incide in maniera diretta su quella che è l'andamento delle imprese. Facciamo un esempio più concreto: il numero di aziende che stanno aprendo quest'anno è fortemente in calo rispetto agli anni scorsi. Questo perché non c'è fiducia, c'è tanta incertezza, e ovviamente spesso noi credo ci penseremo bene prima di aprire un'attività. Probabilmente oggi è anche difficile prevedere quali saranno i costi, e così, Prandini, avete anche questa difficoltà voi di previsione dei costi, che non fanno aprire, come ci diceva Ippolito, adesso nuove aziende, ma mettono in difficoltà anche le aziende esistenti. Ettore Prandini? Ecco, forse non l'abbiamo più in collegamento, cercheremo di recuperarlo. Ippolito, prego, continui il suo ragionamento, perché insomma mi sembrava uno spunto interessante. Ecco, la difficoltà di prevedere i costi rende impossibile in questo momento, molto difficile per chi voglia farlo, intraprendere delle nuove attività. Beh sì, poi abbiamo dei dati che ci arrivano dalle banche dati di segnalazione di criticità finanziarie, i dati di Infocamere ci dicono che oltre 150.000 aziende sono in crisi, un indotto di 500.000 persone. 150.000 aziende, per dare un numero anche a chi ci ascolta, le aziende in Italia attive sono circa 1.600.000, quindi parliamo di circa il 10%. Queste 150.000 aziende vuol dire che non riescono in questo momento a ripagare i finanziamenti in corso, hanno avuto delle segnalazioni, hanno delle criticità reali. Non possiamo definirle aziende però a rischio fallimento, le aziende a rischio fallimento in questo momento, secondo alcune stime, entro il 2022 sono 15.000, che comunque è un numero altissimo, calcolando che normalmente in Italia falliscono 8.000 aziende. Questo dato lo ricaviamo anche facilmente vedendo le aziende che sono fallite nei primi due semestri del 2022, dato in aumento ma non così tragico. Ovvio è che se la situazione non migliora e quindi non si stabilizza, diventa difficile o addirittura impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. Senta, lei ieri, quando ci siamo sentiti per preparare questa puntata di oggi, mi diceva il principale o uno dei principali indicatori della reputazione, che si può calcolare anche a livello di istituzioni, di stati, ecco, per lo Stato è lo spread. Beh sì, lo spread è il valore reputazionale per eccellenza. Uno spread alto è un indice reputazionale, diciamo, del paese, che è meno finanziabile, ha meno fiducia da parte degli investitori, quindi viene pagato di meno e ha un diretto valore economico, quindi uno spread più alto vuol dire perdere tanti soldi. C'è anche un collegamento e un rischio rispetto a un forte aumento dello spread, e parliamo ovviamente di situazioni. Stamattina, per fortuna, ieri sera l'ultimo dato dello spread era leggermente ribasso, siamo scesi sotto la soglia ai 230, però il governo in maniera rapida, e quindi non ci sia una maggioranza chiara di governo e si crea incertezza sui mercati, può portare a un aumento dello spread che può incidere direttamente anche sul costo energetico e delle bollette.